Vedi, il complottismo assume diverse facce. La persona che adesso chiamiamo, che ho visto sui social, che si chiama Francesco Piervigili, è una persona umile, una persona del popolo. Credo che faccia dei lavori manuali, fa il restauratore, fa dei piccoli lavoretti in casa. E dice delle cose terribili sul vaccino, sul siero, sul nuovo ordine mondiale, eccetera, eccetera. E vuole la vendetta nei confronti di quelli che ci hanno imposto il vaccino. Io proverei a fargli una piccola telefonatina, signor Francesco Piervigili. Vai serve, regia! Forse. Il complottismo dal basso, dai che funziona! Pronto? Sì, pronto? Chi è? Francesco? Sì, di che si tratta? Buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24, come stai? No, ma infatti la voce, sto bene, ciao, io ti ascolto spesso radio, ti ascoltavo. Grazie amico mio, grazie. No. Senti, no, volevo qualche dire... Qualche cosa da te ne contestare, però totale sei in gamba. Grazie. Senti, no. Perché mi hai telefonato? No, ti ho telefonato perché ho letto dei tuoi post molto molto forti, degli scritti su X, se non sbaglio, no? Cioè, soprattutto sul siero MNRA, no? Ma è tutta una truffa. In che senso è tutta una truffa? Perché è una truffa, perché è la selezione della razza, quelli là sono stati, quelli là secondo me, io. Sempre secondo te, sempre, dimmi. Io ho la terza media serale. Poi scuola di strada, però il discorso è questo. Qual è il discorso? Spiegami. È che per me qualche scienziato matto ha tirati fuori dai bunker di Hitler quando faceva una selezione della razza. Beh, tu però hai scritto anche altre cose, per esempio hai scritto dobbiamo tirare buste di piscio a tutti gli infami stragisti, questo è grave però, eh sì, perché scusa Draghi, che ha obbligato i vaccini obbligati, perché l'hanno obbligati? Perché li hanno obbligati i vaccini? Cioè perché li hanno resi obbligatori, vuoi dire, no? Non perché hanno obbligato. Obbligare i vaccini è un po' complesso, diciamo. Comunque, vabbè, secondo te vanno indagati tutti perché sono infami. Cioè, per andare al cinema, non c'è il vaccino, non potevi entrare dentro i locali pubblici. Io, infatti, tutti i locali che mi hanno fermato, io ho scartati tutti. Pure mo che ho finito comunque, la cosa. Non c'entro più, non vado a quell'abbigliamento che mi hanno negato prima. Per carità, non vado di a quei ristoranti. Ma no, non mi frega più niente. Se i soldi miei vado a spendere dove mi hanno trattato, ecco, sempre. La parola stragisti però mi sembra un po' esagerata, o no? Oppure pertinente secondo te? No, secondo me, io per me vanno fa la selezione della razza, perché chi sta bene se sto virus non gli fa niente, sto vaccino non gli fa selezione niente, chi razza. C'è qualcosa o la ammazza. Ecco, io vorrei un chi giudizio, è debole, non c'è dubbio. Chi è debole lo ammazza, non, non va bene. Non c'è dubbio, io tu lo conosci il signor David di nome e Parenzo di cognome, sì, lo conosci? Ogni tanto ho visto perché faceva la trasmissione con te pure. Sì, beh sì. Su Radio 24. Sì, fa ancora la trasmissione. Fa, sì, tanti anni fa. Però il signor Parenzo è molto scettico di fronte a questo racconto, diciamo. Permettetemi solo di fare una considerazione. Stai parlando da qualche minuto con un analfabeta conclamato che ha detto di aver preso il titolo di studio della terza media frequentando le serali. Sì. Io non ho nulla contro le serali, né chi ha un titolo di studio come la terza media. Dopodiché, se questo signore si mette a disquisire sull'efficacia di alcuni vaccini su cui scienziati che hanno studiato molto più di tutti noi tre messi assieme per anni e anni, e dai la parola a un idiota di primo livello che non sa neanche la differenza che c'è, che non sa neppure che cos'è un mRNA, merita solo di essere mandato a fare in culo. Io sono buono a fare costruzioni, sono muratore, edilizia, restauri, mi chiamano. Appunto. Quindi non sai un cazzo di scienza e di vaccini. Per 30 anni mi sono svegliato alle 4 del mattino per andare a lavorare. Ma non è che se ti svegli alle 4 del mattino per 30 anni ti puoi mettere a commentare i progressi della scienza. Rimani sempre un coglione, anche se ti sei svegliato alle 4 del mattino. Ma non mi fido di questi progressi da scienza. Se questo signore, e arriviamo al secondo punto della mia considerazione. Se questo signore idiota non si fida dei medici, lo invito, qualora un domani dovesse avere un infarto o un ictus o qualche altra brutta malattia, a non recarsi al pronto soccorso più vicino, ma semplicemente a farsi curare dagli alieni.
Invece te posso dire una cosa, quando mi sono svegliato dal coma c'era neve al San Filippo Neri, l'85. Gesù Cristo mi ha baciato due volte già. Ma... che già sono stato in coma una volta e mi ha mandato via. Gesù Cristo, per diavolo. Ma perché sei rosicato, amico tuo? Io sto a parlare con amici che a me mi ha fatto piacere e mi avete chiamato. No, lo so, ma sta rosicato perché lui non crede nella scienza. Io non crede nella scienza e crede. Io credo nella scienza, ma non una scienza che mi sperimenta sul corpo mio, che non c'è nessun effetto. È bravo, è bravissimo. Perché alimenti queste credenze? È bravissimo, perché anche chi ha la terza media presa per corrispondenza ha diritto di parola e ha diritto di sfidare gli scienziati. Ma tu gli devi dire, fratello caro, stai dicendo delle stupidaggini perché il tuo parere non vale quanto quello di Veronesi. No, ma che me frega a me? Ah, scusa, a me sono scappati i tuoi sindaci qua da Ossia, Rutelli, Vertroni, quando è venuta le mani, mi hanno tenuto 4 ore in questura. Io da bambino prendevo la bevata dall'MSI, pensa, e quando è venuta le mani, le guardie mi hanno tenuto 4 ore in questura. Perché gli avevo promesso io tiravo la barda in faccia, perché pure lui se la meritava quel periodo, ma non lo so che fino a fatto. Però aspetta, adesso faccio questa cosa. Le mani con un altro discorso. No, quelli che ci stanno da ammazzare, ma mai da ammazzare. Per carità, però sto dicendo, tu sei fortemente convinto che hanno questo vaccino, siero, chiamalo come viene dal bunker di Hitler. Qualche impiastro che si sono inventati, cioè, però è un impiastro. È un impiastro, sì, che viene però da quel periodo. Secondo me che fa morire agenti, Non c'è dubbio, benissimo. Ma potrà avere... Non c'è dubbio, se dici non c'è dubbio, ma hai ragione, 60 anni. Oh, io vedo già te 60 anni che andavano in palestra, ma stanno sulla sedia a rotelle dopo il vaccino. Esatto, bravissimo. Andavano 3 volte a settimana in palestra per no, ma perché gli dici bravissimo? Scusami Francesco, però questa l'ho visto io, due abitano qui a Ostia. Ma questa storia del bunker di Hitler avrà una sua dignità, questa storia è bellissima, questa storia del bunker di Hitler. Dal bunker di Hitler al vaccino sembra un romanzo, no? Sembra un grande romanzo. Sembra un grande romanzo, caro mio. Bisogna alimentare questo romanzo. Sì, del buco del culo perché è una merda sto vaccino. Dì che va bene del buco del culo che ci devo uscire da sta cosa. Perché sto vaccino è una merda. Dio, stava. Francesco, ti abbraccio. A presto. Fatto piacere. Comunque, ragazzi, dovete fare dei lavori lì alla radio. Io vengo tranquillamente. Sì, però devi fare una riparazione. Sì, metti le mattonelle. Ecco, bravo, metti le mattonelle. Se le metti come parli della scienza, chissà che cazzo di casa viene fuori. Senti, allora fa una cosa, su Google c'è scritto Edilizia Restauri, c'è una cariola nera. Sì, ma non c'è dubbio. C'è una cariola nera. Vedi, questo è il complottismo. Quella è la cosa ditta mia. Oh. Questo è il complottismo di base, quello proprio il complottismo popolare, bellissima questa cosa qua, dal bunker di... quello che sta a fare, io sono terra terra. Certo, dal complottismo di base, dal bunker di Hitler al siero dell'mRNA, dai che ma funziona! Un delirio totale. Ciao, ciao Francesco. Raga, mi ha fatto piacere, un saluto. Edilizia Restauri su Google. Non c'è dubbio, ciao. Edilizia Restauri.